Questa interrogazione nasce a seguito dei disagi avuti a Rimini in occasione del SIGEP, manifestazione importante che si è appena conclusa e ha risollevato il problema dell'inadeguatezza del trasporto locale riminese. Inadeguatezza che non abbiamo riscontrato solo noi, ma che anche il presidente di Start Romagna ha esplicitato, sostenendo che un problema effettivamente riscontrato in queste giornate è quello dei servizi che non sono risultati adeguatamente potenziati. La programmazione di servizio di agenzia mobilità non ha tenuto conto dei flussi previsti, nonostante già il programma attuato nell'edizione 2015 fosse risultata sottodimensionata. Per cui Start ha dovuto mettere in campo corse straordinarie per far fronte alla domanda di mobilità, peraltro senza avere la certezza di recuperare dall'agenzia i relativi costi. Quindi insomma il problema esiste. Cos'è successo? Mezzi affollati, difficoltà a obliterare il biglietto perché effettivamente i passeggeri non riuscivano a raggiungere le obliteratrici e quindi insomma è palese che la programmazione del trasporto pubblico locale riminese non è adeguata, specialmente in occasione di grandi eventi. Quindi l'anno diciamo non è iniziato proprio nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda l'offerta della mobilità, sia per quanto riguarda anche i controlli che molto spesso hanno visto coinvolgere più regolari passeggeri abituali che effettivamente chi contravveniva in maniera palese all'obbligo di comprare e obliterare il biglietto. È lapalissiano che la disponibilità di servizi di trasporto efficienti, rapidi, accessibili, insomma che ci sia un trasporto pubblico locale, è strategico specialmente per quanto riguarda le località turistiche, quali Rimini, che insomma è la capitale per quanto riguarda il turismo, almeno speriamo che lo sia ancora, anche se negli ultimi anni avremo qualcosa da ridire. Però questo è un altro argomento. Visto che il miglioramento del trasporto pubblico locale è anche oggetto degli accordi di programma e che la Regione ha dato solamente a Rimini 11 milioni di euro per quanto riguarda il triennio 2011-2013 ed è oltre la metà del complessivo contributo regionale programmato, noi chiediamo appunto quali sono le intenzioni di questa Giunta e dell'Assessore per quanto riguarda il miglioramento del trasporto pubblico locale, specialmente considerato che la maggior parte delle risorse sono andate finora solamente su un'unica linea, che è quella del trasporto rapido costiero TRC, ancora cantiere aperto, linea per noi, e non è segreto, per noi completamente inutile. Tutti questi soldi secondo noi potevano essere impiegati in maniera diversa, vorremmo capire d'ora in avanti come si intenderà procedere visto il perpetrarsi dei problemi. Grazie. La manifestazione di cui lei parlava ha avuto inizio il 23 gennaio ed è terminata il 27 di gennaio, era l'edizione 2016 del SIGEP e effettivamente ha registrato un incremento dei partecipanti dell'8% rispetto al 2015 e i disagi che lei richiamava ovviamente sono avvenuti. Riguardo la programmazione dei servizi di TPL nei diversi ambiti provinciali di riferimento, non si può che ribadire il ruolo che noi abbiamo come Regione e che abbiamo affidato alle agenzie locali per la mobilità nella loro funzione di organo di programmazione e controllo, anche in relazione alla gestione di eventi di grande richiamo e interesse di stagionalità. Tale funzione deve ovviamente essere esercitata in dialogo con il gestore e in particolare in caso di esigenze legate a manifestazioni di grande richiamo. E sulla base di quanto accaduto e ovviamente da lei rappresentato in questa question time, questa amministrazione è disponibile ad approfondire anche in loco ovviamente con l'agenzia e il gestore le possibili ulteriori miglioramenti del servizio in occasione di eventi di maggior richiamo dell'utilizzo del TPL. Noi non abbiamo tagliato i fondi del trasporto pubblico locale, anzi li abbiamo aumentati con questo bilancio, abbiamo mantenuto il rapporto con le agenzie per la mobilità, stiamo peraltro seguendo come elemento di efficientamento del trasporto pubblico locale il percorso di agenzia unica della mobilità della Romagna e ovviamente siamo disponibili ad andare a dialogare, a confrontarci con l'agenzia della mobilità e con il gestore per raggiungere quegli obiettivi che lei citava. Sul TRC invece lì siamo distanti anni luce, consigliera Sensoli, perché questa amministrazione ritiene
che il TRC debba al più presto essere realizzato e anche realizzata la seconda tratta del trasporto rapido costiero per il collegamento col polo fieristico e congressuale, opera che consentirebbe la soluzione di molti problemi sia in termini di servizio TPL che di viabilità urbana e per la quale la Regione ha confermato tra l'altro l'intervento tra le priorità regionali nella recente revisione della proposta di intesa generale quadro sulle infrastrutture, quindi non potrei dire cose diverse da quelle che abbiamo proposto come intesa con il Governo. Ovviamente le faccio notare che un conto sono i fondi destinati agli investimenti, come appunto l'opera del TRC, un conto sono i soldi che noi assicuriamo al trasporto pubblico locale in termini di gestione e di budget annuale. Grazie. Allora, visto che i minuti sono pochi, ringrazio ovviamente per la disponibilità, un maggior controllo e un maggior efficientamento, però considerando che seppur in poste di bilancio diverse i soldi sono soldi, per noi quelli nel TRC continuano a essere buttati via. Oltretutto mi parla e mi conferma la volontà di proseguire con un'ulteriore linea. È dal 96 che abbiamo un cantiere aperto, abbiamo milioni di euro spesi per una linea completamente, lo ripeto, inutile. Invito l'assessore a venire a Rimini, nelle case dei cittadini che si trovano il TRC, a passare a 2 metri dalle loro finestre. Mi scaldo con questo argomento, perché il TRC dalla stazione di Rimini a Rimini Fiera, quando abbiamo già una stazione ferroviaria fatta apposta dove vado a controllare sul sito delle Ferrovie dello Stato, non vengono nemmeno fatte fermate dei treni di linea, mi deve spiegare come fa a essere strategica una linea del genere quando non abbiamo nemmeno potenziato la linea ferroviaria. Abbiamo costruito una stazione, abbiamo speso dei soldi, adesso mi viene a fare una linea del TRC, quando le stesse cose si potevano fare benissimo potenziando il servizio ferroviario. Ripeto, spesa inutile, cantiere aperto dal 96. La invito di nuovo a venire sul territorio per vedere quale frattura ha creato e quali problemi ha creato. Adesso ci viene a dire che spaccherete nuovamente la città da Rimini Fiera a Rimini Stazione, tagliando in pieno il Borgo San Giuliano, oltretutto tanto caro al nostro sindaco, che speriamo non sarà più tale da giugno di quest'anno.